Siamo alla vigilia, possiamo dire, della nascita del nuovo Arezzo. Domani c'è il consiglio di amministrazione con quello che è il nuovo soggetto di maggioranza, con Giorgio La Cava che è rimasto al 5% e Orgoglio Amaranto che è all'1%. C'è con noi Riccardo Fabbro, che saluto. Buonasera. Allora, poi domani saranno ufficializzate le nomine e poi, insomma, il ruolo di cui si è parlato sarà probabilmente ratificato domani, però è giusto attendere l'ufficialità. Che cosa accadrà domani? Beh, domani mattina arriveranno in città i soci della nuova compagine sociale. Faranno un primo briefing informale presso l'Hotel Minerva. Successivamente alle ore 12 viene stata indetta l'assemblea dei soci presso lo stadio comunale, dove verrà costituito un nuovo consiglio di amministrazione che dovrà prevedere, insomma, come presidente, come avete già letto in questi giorni, Giuseppe Monaco, che prenderà, insomma, la carica di presidente. Verranno ratificati poi tutte le varie deleghe ai vari consiglieri del consiglio di amministrazione e successivamente, sempre qui allo stadio, si effettuerà quindi il primo CDA e poco dopo la conferenza stampa alle ore 14 qui in sala stampa all'interno dello stadio. Come è nato un po', ecco, questo approccio con l'Arezzo? Magari, ecco, che cosa si può dire anche delle prime sensazioni, di primissimi contatti con la città? Beh, già da questa mattina si sono alternate diverse persone qui allo stadio, dove sono venuto in anticipo di un giorno perché stiamo concludendo, diciamo, una ricerca su quello che può essere il da farsi fin da subito, quindi un'analisi iniziale delle problematiche che possiamo riscontrare il giorno dopo la nomina del Consiglio di amministrazione. Quindi stiamo affrontando e sto affrontando un elenco di situazioni che presenterò anche domani in Consiglio di amministrazione per cercare poi di essere più veloce possibile nel risolvere quelle piccole problematiche che possono esserci, magari date anche dal fatto che quest'anno, in maniera anomala, la stagione sportiva non termina il 30 di giugno, ma termina il 31 di agosto. Qual è il calcio, ecco, che vi piace, che in qualche modo, anche da un punto di vista ideale, vorreste fare? Beh, no, su questo non mi sento di esprimermi nella collettività, perché si sa, il calcio ognuno lo vive a modo suo, siamo tutti allenatori e siamo tutti quanti critici nei confronti della propria squadra del cuore. Sicuramente il consiglio di amministrazione cercherà di dare una guida tecnica nel più breve tempo possibile, sarà lui che ci dovrà dire qual è il gioco che la squadra dovrà avere e poter mantenere per tutta la stagione o modificarsi nel corso di questa. Però sicuramente non sarà la proprietà a indicare la qualità del gioco, ma sicuramente le persone che sul punto di vista tecnico dovranno affrontare questo tipo di problematica. Infine, può essere come dire, la città giusta. In tanti in questi anni l'hanno definita così, anche se poi no, per tanti motivi non si è mai riusciti a costruire progetti con continuità, però le basi ci sarebbero, sia come bacino d'utenza di giovani, sia a livello anche di aziende presenti nel territorio. C'è cioè questa tifoseria con Orgoglio Amaranto, che poi domani, insomma, avrete questo incontro anche diretto. Cioè, le componenti di base ci sarebbero. Allora, per correttezza, Orgoglio Amaranto, io lo incontrerò un pochino prima perché mi sembra corretto che come gli altri due soci già hanno avuto modo di conoscermi per via diretta, anche loro non soltanto per messaggi letti sui giornali o per dichiarazioni del Presidente, abbiano la possibilità, insomma, di interfacciarsi con me prima di andare in assemblea per poter conoscere la persona con la quale poi magari si dovranno confrontare per tutta la stagione, perché bisogna trattare un socio come un socio, quindi bisogna avere la massima trasparenza possibile, quindi è una cosa che ho concordato anche con la proprietà uscente, la proprietà entrante, se vogliamo così definire, anche se sono entrambi membri della stessa compagine sociale, e quindi questa sera ne incontrerò il loro rappresentante in maniera corretta. Arezzo è una piazza ideale per fare calcio, soprattutto per chi vuole fare un calcio abbastanza, diciamo così, pulito e organizzato, perché è una squadra che ha un suo seguito di tifosi, ha una piazza che può ambire a qualcosina in più, ma non mette quella pressione del vincere per forza, che l'importante
per una piazza del genere fare ottima figura e cercare di puntare un gradino più in alto senza avere però quella pressione addosso mediatica che possono avere altri club che sono nella nostra stessa categoria e che magari vivono la partita al momento gara come un momento di grandissima tensione. Qui si può fare un calcio un po' più sereno, però allo stesso tempo ambizioso. Grazie a Riccardo Fabbro, poi per tutti i dettagli ovviamente la conferenza stampa di domani alle 14, dove insomma sarà un po' svelato penso anche il progetto, oltre che le cariche ufficiali. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, a domani.